Caloroso saluto a tutti, benvenuti in questa prima edizione sulle antiche tracce del Castello di Popoli, un evento organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale Popoli Pro in collaborazione con Cuore Popoli. Come vedete siamo già pronti a salire sul castello, naturalmente il tutto con la guida storica popolese Bruno Di Tommaso. Non vi svelo nient'altro, seguiteci per questo straordinario evento. Da questo momento io vi porterò a fare un viaggio nel passato, a ritroso del tempo, dove non esistevano cellulari, macchine, lavatrici, ma solamente dame, cavalieri, giullari e menestrelli. Per oggi, prima di iniziare, voglio commemorare un mio grande amico, un amico di una vita, di 70 anni, che abbiamo iniziato con il pallone, abbiamo iniziato una vita nella fabbrica a lavorare e poi abbiamo fatto 20 certami nella palestra. Questa persona si chiama Lello Davide, un amico di una vita che io voglio ricordare pienamente. Ora io chiamo qui il figlio Vincenzo. Per chi non lo conosce, questo signore è Lello Davide. A me piace ricordarlo così. Popoli è famosa per molte cose. Perché dico città? Perché voglio che questo ve lo imparate a memoria, perché tutti quanti dicono che questo è un paese. Questa è una città. Bravo. È stata fatta città esattamente dal 10° Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, il 28 di luglio del 2005, e di questo non ve ne scordate più. È famosa per il vento, è famosa per il vento. Dici, ma perché è famosa per il vento? Dici, ma sì, ma una leggenda dice che tanti anni fa a Popoli il vento non tirava. Allora qualcuno si domanda, dice, ma sto vento allora, chi ce l'ha portato? Il vento a Popoli ce l'hanno portato i Cantelmo nel 1268, perché loro venivano dalla Provence e lì c'era il forte vento Mistral, e quindi loro ci hanno portato il vento. È famosa per Corradino d'Ascagno, perché è l'inventore della Vespa e dell'elicottero. Perché è famosa per l'acqua? Famosa per l'acqua per un motivo molto semplice: a Popoli ci sono una miriade di sorgenti, sono circa 30-35, che si dividono in acqua solfurea, si dividono, e in acqua normale si dividono. Quindi di conseguenza abbiamo 5 fiumi, abbiamo di cui 3 potabili tutti e 3. Solamente facendo la somma del Pescara, del Giardino e del San Callisto, noi siamo in grado di dare da bere a 59.836.961 italiani 13 litri di acqua a testa tutti i giorni. E scusatemi se questo è poco. Oggi parleremo del Medioevo. Che cos'è il Medioevo? Il Medioevo è l'arco di tempo che intercorre tra la storia antica e la storia moderna. La storia antica intesa come la storia di Roma, la storia moderna intesa come il Rinascimento. Quindi questa è la fase principale di questo fatto qua. Come si divide il Medioevo? Il Medioevo si divide in Alto Medioevo, Basso Medioevo e Medio Medioevo. L'Alto Medioevo è quello che sta più vicino alla storia di Roma. Il Medio Medioevo è quello intorno all'anno 1000, il Basso Medioevo quando ci avviciniamo al Rinascimento. Questa è un po' la fase. Adesso da questo posto qua ci spostiamo e incominciamo la nostra passeggiata e vi parlerò di tante cose. Ora, in questo momento ci troviamo all'interno del Palazzo Cantelmo. Questo palazzo è stato costruito nel 1480 e praticamente questo palazzo nel 1480, quando ancora esistevano le pompe, aveva l'acqua internamente. Potete vedere dietro di me il rosone, che qui a uno usciva l'acqua e a uno usciva il vino, quando qui facevano le feste i signori Cantelmo.
Allora, resta Ino Cantelmo, 14° signore di Popoli, 7° conte, resta Ino 4° Cantelmo, è venuto un fatto molto importante. È venuto. Qual è questo fatto molto importante? Che all'epoca Ferrante I d'Aragona, re di Napoli, inviò a Popoli il figlio Alfonso d'Aragona con la moglie Maria Ippolita Sforza per ingratare il conte Restaino Cantelmo, 14° signore di Popoli, 7° conte, per aver concesso il passaggio nel suo territorio. Come si svolsero i fatti? Il re doveva andare a Napoli per sedare una sommossa. Popoli all'epoca aveva 3 porte, aveva, e quindi per transitare a Popoli ti dovevano aprire la porta. Venne il conte, il figlio del re, quindi Alfonso d'Aragona, che poi dopo 6 mesi diventa re perché gli muore il padre, gli muore. Viene e dice: io devo passare perché devo andare a Sulmona. E il Restaino Cantelmo gli dice: no, tu non passi se non alle mie condizioni. E il re giustamente disse: come? Io sono il re, tu sei un mio suddito e tu mi detti delle leggi. No, io non ti ho detto che non ti faccio passare e non ti sto dettando nessuna legge, però devi passare alle mie condizioni. E quali sarebbero le tue condizioni? Che entrano 50 persone dalla porta, escono dall'altra porta, escono, quando gli altri sono usciti passano gli altri 50 e via di seguito, quindi alla spicciolata. Questo fatto ha fatto un po' riflettere il re, dice: cacchio, ma questo c'è un mio conte, che questo c'ha testa, cioè c'ha paura che succedeva qualcosa e via di seguito. In onore di questo fatto, qui nella settimana, che il giorno clou è stato il 22 di novembre del 1485, si sono svolte delle grandi feste. Nella piazza si sono fatte le giostre cavalleresche, i tiri con l'arco, i tiri con la balestra e quant'altro, mentre qui il 22 di novembre, sempre del 1485, sono state invitate da Restaino Cantelmo le massime autorità che all'epoca stavano in tutta, diciamo, Italia, anche se all'epoca ducati, granducati, contee e quant'altro. Quindi le persone invitate qui quella sera sono state 118. Adesso vi devo dire che voi siete tutti fortunati. E dice: ma Bru, che stai a dire? Ma perché siamo fortunati? Siete fortunati per un motivo, perché dopo 7 anni di ricerca tra Roma, il Vaticano e le varie chiese sono riusciti a trovare le 118 persone che la sera del 22 di novembre del 1485 stavano qua dentro. Ci sono voluti 7 anni, eh? 7 anni. Però, visto che il pubblico adesso mi piace, vi voglio dare un'altra chicca, vi voglio dare. Quest'anno vi sto dicendo le 118 persone. Signori, non sto scherzando, stanno scritte tutte qua dentro? Io ecco perché porto lo zaino. Se no non c'ho bisogno dello zaino, solo della testa c'ho bisogno. Quindi questo non c'è. Qui dentro c'è tutto quello che poi vi faccio vedere. Quindi, voi siete fortunati perché? Perché quest'anno vi ho detto tutti i 118 commensali che sono stati qua dentro. L'anno prossimo vi dirò chi erano tutti i cuochi e l'anno successivo chi erano tutti i camerieri. Beh, ragazzi, beh. Del conte Restaino Cantelmo. In questo splendido pomeriggio d'agosto avrò il piacere di presentarvi i protagonisti di questa storia, i protagonisti della storia di questo castello. E adesso al rullo del tamburo andiamo a iniziamo ad accompagnare, a portare qui i signori. Thank you.
simbolica scorza portati dalle palestrine. Quello che è successo oggi, prima che arrivaste qui su, è stato molto interessante. C'è stata la cattura di un brigante che da tempo infestava questi monti e che si è reso reo di parecchie nefandezze da questi paraggi. E adesso gli armigeri andranno sulla torre e accompagneranno qui il condannato con il boia. Aspetta un attimo, io conte Restaino Cantelmo do il benvenuto a tutti. Luduco Cantelmo, signore di queste terre, ne amministra giustizia severa con i colpevoli e giusta con i buoni. Abbiamo catturato un ribaldo e giustamente lo duca lo ha condannato alla decapitazio. Per cui dopo tutto lo popolo intero assisterà alla esecuzione e così sia come dice lo duca. Verso la parte superiore del castello va prima il gruppo in parata, voi seguiteci, su metteremo il condannato alla gogna. Prego. Qualora si ripetesse fustigazio severo. Attento a te. Adesso. Come potete vedere, siamo arrivati sulla torre quadrata del Castello di Popoli e qui abbiamo rappresentati sulla mia sinistra tutti i ponti di Popoli. Quindi i nomi già sono stati detti, è inutile che li ripeto, ma questi signori nel 1478 che cosa venivano a fare qua sopra? Dovete considerare che tutta la dinastia dei Cantelmo, che ne sono 23, uno solo è rimasto a Popoli e sarebbe Restaino IV Cantelmo. Tutti gli altri sono vissuti a Napoli.